Umanesimo artificiale AI Labs insieme a Desdemona Robot lo scorso weekend hanno organizzato alla MEMO, Mediateca Montanari, un hackathon di 36 ore consecutive, nella quale due team di 5 partecipanti ciascuno, provenienti da tutta Europa, si sono sfidati nella realizzazione di due prototipi robotici con intelligenza artificiale per interagire con il robot, appunto Desdemona Robot, che è un robot creato da Anson Robotics e Singularity Net, che era presente a Fano. L'unicità dell'evento, non solo per la tematica, ma è data anche dal fatto che i partecipanti sono stati 36 ore consecutive, dalle 9 di sabato mattina alle 9 di domenica sera, all'interno dello spazio. E questa è un'unicità anche per la città, perché la MEMO non era mai stata aperta 36 ore consecutive, con appunto gli artisti che hanno continuato a lavorare anche durante la notte. Questo evento è il nostro evento conclusivo del programma per Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che ha visto Umanesimo Artificiale curare una serie di attività in tutta la provincia di Pesaro, iniziate a marzo con Neil Harbison, il cyborg, che era presente alla Pinacoteca San Domenico. Volevo ringraziare, oltre a Valeria Patrignani, che è la direttrice della MEMO, che ci ha accolto questa nostra richiesta un po' inusuale ed ha accettato la sfida, il Comune di Fano, ovviamente Pesaro 2024, che ci ha invitato a curare questo progetto, nello specifico Silvano Straccini e Agostino Ritano e tutto il loro team, il Comune di Pesaro e tutti i partecipanti. Ovviamente abbiamo iniziato venerdì sera con una serie di presentazioni aperte al pubblico e poi sabato e domenica la MEMO è rimasta attiva per 36 ore. Sono Valeria Patrignani, responsabile del sistema bibliotecario del Comune di Fano, che ha ospitato la Hackathon, una 36 ore di creatività e di grandi progetti, qui alla Mediateca Montanari. Sono state 36 ore entusiasmanti, perché le biblioteche sono uno spazio di innovazione, di creatività e di sperimentazione. Per questo le abbiamo accolta a braccia aperte e siamo stati contenti di aver conosciuto Desdemona.